Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che mostra uno dei tanti legami tra la chimica e la cucina. In particolare andremo a misurare il pH di alcune sostanze utilizzando un comune cavolo rosso. Quindi per prima cosa dobbiamo andare a reperire il materiale che ci serve. Quindi andiamo al supermercato insieme e andiamo quindi a comprare il nostro cavolo rosso. Il cavolo rosso è particolare perché contiene le antocianine, quelle molecole che vanno a rendere il cavolo proprio rosso violaceo. Quindi le antocianine le potete trovare anche nelle altre verdure e in alcuni frutti che hanno questo colore caratteristico. Prima cosa andiamo a tagliare a pezzi il nostro cavolo rosso. Attenzione, questo passaggio non potete farlo assolutamente da soli. E come secondo passaggio andiamo a mettere il cavolo rosso nell'acqua calda, acqua e sale, perché poi completeremo la ricetta e quindi ci serve inserire il sale nell'acqua calda. Mettiamo la pentola sul fuoco e aspettiamo che il cavolo sia pronto. Durante la cottura, quindi 15-20 minuti, l'acqua cambierà colore, assumerà un colore rosso violaceo. A questo punto andiamo a separare il cavolo, che ci servirà successivamente per completare la ricetta, dall'acqua di cottura, che ci servirà invece come indicatore per misurare il pH delle sostanze. Vedete qui che il colore è molto intenso e lasciamo raffreddare la nostra acqua di cottura. Procediamo adesso con l'esperimento. Adesso abbiamo ottenuto, grazie alla nostra acqua di cottura, quello che i chimici chiamano un indicatore. Andiamo a mettere questa acqua di cottura su una superficie bianca. In questo modo riusciremo a notare meglio il cambiamento di colore, perché l'indicatore è proprio una sostanza che cambia colore al variare del pH. Questo è il colore originale, quindi della nostra sostanza neutra. Aggiungiamo succo di limone e guardiamo l'effetto. Diventa immediatamente rosso, perché il succo di limone è ovviamente una sostanza acida, pH minore di 7. Ripetiamo la stessa cosa con il bicarbonato di sodio. Sappiamo già che è una sostanza basica e vediamo quindi il cambiamento di colore. Diventa tra il blu e il verde, perché il pH è maggiore di 7. Ripetiamo adesso questo procedimento utilizzando 3 bicchieri trasparenti, utilizzando uno sfondo bianco per vedere meglio. Quindi questa è l'acqua di cottura che prendiamo come colore di riferimento, e per vedere meglio poi il cambiamento dei colori potete anche diluire con acqua. Nel primo bicchiere mettiamo il succo di limone e vediamo subito che diventa rosso. Nel secondo bicchiere non mettiamo nulla e lo prendiamo come colore di riferimento per una sostanza neutra, semplicemente acqua. Nel terzo invece mettiamo il bicarbonato di sodio e quindi ci aspettiamo qui un cambiamento di colore che tende al blu. Ecco qui, mescolando si inizia a vedere il colore blu tendente anche al verde, come abbiamo visto prima, che è caratteristico delle sostanze basiche andate a mescolare, se andiamo a mescolarle con l'acqua di cottura del cavolo rosso. Quindi queste antocianine contenute nel cavolo hanno questa proprietà di andare a reagire con le sostanze con le quali vengono a contatto e poi cambiano colore a seconda del pH della sostanza in questione. Ecco qui i colori, così riuscite a vederli meglio. Quindi acqua di cottura e bicarbonato, semplice acqua di cottura con pH 7, mentre il primo bicchiere era quello con l'acqua di cottura e limone. Stessa cosa avviene con l'aceto. Questo procedimento potete farlo anche con il tè e poi mettete il limone e vedrete che cambia colore. Passiamo adesso alla ricetta, quindi mettiamo il nostro condimento a piacere, olive, cipolle, olio, nella pentola.
Dopodiché aggiungiamo il cavolo rosso, lasciamo rosolare un pochino, pochi minuti e la nostra ricetta è pronta.